Benvenuti avventurieri, oggi mi trovo sull'altopiano degli Iblei, lato Siracusa, nella zona di Noto, per un fantastico acquatrekking lungo il letto di un torrente che, scorrendo per milioni di anni sulla roccia calcarea, ha disegnato uno splendido paesaggio ricco di scivoli, cascatelle e marmitte carsiche. Il nome del posto è Cava Santa Chiara e ne percorrerò un tratto fino a uno dei punti più caratteristici, i laghetti Cultrera. Ci vediamo dopo la sigla! Ok gregari, ci siamo. Adesso cominciamo a incamminarci nel letto del torrente Santa Chiara che dà il nome alla cava. Come potete notare, il termine cava, riferito alle cave ibree, non ha nulla a che vedere con le cave di estrazione della pietra. Localmente viene infatti utilizzato come sinonimo di canyon. Addirittura viene anche utilizzato per distinguere due punti di particolare interesse all'interno dello stesso canyon. Ad esempio, Cava Santa Chiara, nella seconda metà, viene chiamata Cava Tortorona. Questo ambiente è assolutamente incontaminato. Le pareti a strapiombo e la folta vegetazione rendono questa cava inaccessibile a chi non sa come arrivarci. Guardate che acqua azzurra e cristallina. Anche qui, che mi arriva fino alla vita, riesco a distinguere perfettamente il fondo. Ed eccoci arrivati ai laghetti Cultrera. Come potete notare, si tratta di vere e proprie piscine naturali scavate nella roccia dallo scorrere del fiume. A livello locale questo genere di specchi d'acqua vengono chiamati uruni, mentre più in generale le cavità che si formano tramite questo fenomeno di erosione vengono chiamate marmitte dei giganti. In questo punto è anche possibile passare da un laghetto all'altro tramite un acquascivolo naturale. Ed anche per questo episodio è tutto. Se questi contenuti vi piacciono, mi raccomando, continuate a supportare il canale con mi piace, condivisione e commenti. Soprattutto iscrivetevi se ancora non l'avete fatto per non perdere gli aggiornamenti. Alla prossima!